benvenuti al Porto Friuli, nel quartiere nord della città di Aprilia. Oggi siamo qui riuniti per inaugurare il totem commemorativo dedicato alla figura dell'immigrante, realizzato da maestro Claudio Cattiva e fortemente voluto dal Federal Sudan Cittadino. Un caloroso benvenuto da parte della città di Aprilia è rivolto al sindaco della città gemellata di Buia, Stefano Bernaglia, e al presidente del Favolar Furlan di Mosca, Gabriel Pinente, che è qui in rappresentanza dell'ente Friuli Mondo. Un saluto al cavaliere Romano Cotteri e al Favolar Furlan di Aprilia, che insieme al Comitato di Quartiere Nord hanno voluto e organizzato questa manifestazione. Vogliamo salutare le autorità civili e militari presenti, la Polizia Municipale, le comunità regionali, le associazioni e tutti i cittadini. Un ringraziamento particolare alla fanfara dei bersaglieri di Aprilia ad Alto Cotterno, che sotto la direzione musicale del vice capo fanfara Francesco Federico ha accompagnato il corteo giunto da Piazza Roma e a breve si esibirà con alcuni brani del proprio repertorio. Attraverso il monumento che oggi inauguriamo, Aprilia riconosce e ringrazia il contributo dell'immigrato nella costruzione della comunità cittadina e dell'identità apriliana. Possiamo procedere ora con la scopertura del totem commemorativo. Prego, Senato. Rivolgo il mio sentito grazie al Favolar Furlan di Aprilia, al suo presidente Romano Cotteri. La città deve soprattutto a voi questa bella giornata. Vi siamo però riconoscenti non solo per questa iniziativa, ma soprattutto per l'impegno che continuate a mostrare per la costruzione di una comunità cittadina salda, operosa e unita. Aprilia è una città giovane, sotto appena 82 anni fa, in questa terra di confine tra l'agro romano e quello pontino. La sua costruzione e la sua ricostruzione dopo i bombardamenti che la rasero al suolo nel 44 è avvenuta grazie al costante lavoro di persone e comunità giunte da diverse regioni italiane. Anche per questo Aprilia un esempio bello e riuscito di integrazione, una collettività che ha saputo crescere facendo tesoro delle diversità e dei legami che ciascuna comunità aveva con i propri luoghi di origine, ma allo stesso tempo scommettendo sull'amore verso questa terra e i suoi nuovi legami che ci hanno unito e reso finalmente apriliani. Per tutti questi motivi Aprilia è rimasta sempre una città accogliente, capace di dare ospitalità a quanti, giunti da lontano per lavoro, hanno desiderato costruire qui il proprio futuro e contribuire alla ricostruzione di un avvenire migliore per i propri figli e per l'intera comunità cittadina. Ne è un esempio proprio la comunità friulana e la famiglia Cotteri che prima con Adelchi e poi con Romano ha saputo adoperarsi nei tanti risvolti in cui si sviluppa la vita sociale di questa città, dalla fanfara alla protezione civile, dal carnevale aprigliano, alle tantissime occasioni di incontro e socializzazione, con un'attenzione sempre presente a quanti sono meno fortunati, tanto da riuscire a mobilitare gli aprigliani persino in occasione del tragico terremoto del 1976, che tanto dolore inflisse
alle proprie terre di origine, alla comunità friulana, tra le quali quella di Buglia, oggi gemellata con la nostra città. Questi sono i motivi per cui a breve avrò l'onore di consegnare a Romano Cotteri il San Michelino, il più alto riconoscimento per la città di Aprilia, che la città di Aprilia attribuisce a quanti si sono spesi nell'interesse della collettività, spesso sacrificando tempo, risorse, energie per perseguire il bene comune. Nell'inaugurazione di questo totem commemorativo, splendida opera del nostro maestro Claudio Cottiga, voglio infine rivolgere un pensiero agli emigranti di oggi, a quanti continuano a lasciare le proprie case, il proprio paese, per cercare, proprio come le prime comunità che giunsero ad Aprilia, un futuro migliore, ma anche una nuova patria, una terra da amare, rispettare e difendere, un futuro da costruire insieme agli altri. Che questo monumento sia un invito costante a scoprirci tutti continuamente ospiti, cioè persone che accolgono perché sono state accolte. Grazie al Focolo Affollato di Aprilia, viva Aprilia, viva l'Italia e buona giornata a tutti. Aprilia è la città fatta grazie al lavoro di alcuni cittadini immigrati, come chiedi la tua città. Oggi, come vive la città di Aprilia, la vive in maniera molto positiva perché il DNA nostro è quello legato ai tantissimi immigrati italiani e non italiani. Noi abbiamo due centri d'accoglienza CAS e viviamo bene questa situazione con grande voglia e sforzo per cercare di integrarli al massimo. No, noi non abbiamo questa tipologia di rifugiati, ci abbiamo 140 adulti, ma come amministrazione abbiamo già fatto richiesta al Ministero degli Interni di mettere in piedi uno SPRAR, che è un centro che gestisce, che dovremmo gestire noi attraverso il Ministero degli Interni, quindi poi verificheremo se anche i giovani, i piccoli, i minori saranno collocati in questo centro SPRAR. Come avete vissuto l'allontanamento dalla vostra terra per venire alla mia, che è un posto sconosciuto? Allora, intanto io l'ho vissuto con il racconto dei miei genitori e dei miei nonni, perché sono stati loro che dal loro paese natio si sono trasferiti qui ad Aprilia e mi hanno raccontato di tanto dolore per di lasciare il proprio paese, no? Dove si è nati, dove si è cresciuti, ma anche la speranza di riuscire a trovare un posto dove poter ricominciare la propria vita, e l'hanno trovato nella città di Aprilia. Allora, la nostra città intanto è una città di fondazione, per cui diciamo che è stata quasi costruita dagli emigrati che sono venuti qui su questo territorio. Pensate che c'erano all'inizio fulani, c'erano veneti e emiliani, ma poi anche tutte le regioni d'Italia, per cui ci si è dovuti integrare tra tutte queste terre diverse, no? Tra tutti questi pensieri e mentalità diverse. Quindi più che un'accoglienza del territorio, che chiaramente in quel momento era un territorio da costruire, perché era appena un territorio bonificato, no? Quindi c'erano delle case, c'erano delle terre da lavorare e delle città da costruire. Quindi più che una vera e propria accoglienza, c'è stata un'integrazione, l'importanza dell'integrazione tra persone che vengono da tanti luoghi.